parlare di una piazza. Mario Giordano quest'anno torna a Passaggi, il titolo del suo libro è Maledette Iene, ma questa volta chi sono le Iene? Sono le maledette, non posso fare come maledette Iene, faccio come in trasmissione, sì, sì. Donato! No. Le maledette Iene chi sono? Sono quelle che si approfittano delle persone in difficoltà. Noi viviamo in un periodo in cui i poveri diventano sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. E già questa è una cosa abbastanza strana, perché sparisce, vediamo le code davanti alla mensa dei poveri, vediamo le code davanti ai negozi di gioielli. La ricchezza, quando è legittima, quando produce ricchezza e benessere per tutti, va bene. Quando invece è una ricchezza che si accumula sulle disgrazie degli altri, penso alla sanità, penso a quelli che si sono arricchiti sul Covid, ma penso che quelli che si arricchiscono sullo sfascio della sanità, sui pronto soccorso, le cooperative, racconto nel libro diverse, con nomi e cognomi sempre, perché io faccio nomi e cognomi, cooperative che si arricchiscono sullo sfascio degli ospedali, quelli che si sono arricchiti con i soldi delle bollette, quante famiglie, artigiani, commercianti sono andati in difficoltà perché non ce la fanno a pagare le bollette, e dove sono finiti questi soldi? Ad arricchire grandi imprese, le municipalizzate, e come hanno utilizzato questi soldi? Nel libro racconto con nomi e cognomi quelli che si sono dati stipendi milionari, quelli che hanno usato questi soldi per fare operazioni, diciamo così, almeno ambigue. Ecco, secondo me queste sono le maledette Iene. Ecco, per questo, proprio perché fa nome e cognomi, la possiamo definire una persona coraggiosa ma anche ottimista dall'altra parte. Ma io penso che fare il nostro lavoro abbia senso se si fa così, lo dico anche sempre ai miei ragazzi, ragazzi fuori dal coro, se volete lavorare ha senso questo. Io dedico il libro alla mia mamma, la mia mamma è una di tantissimi italiani che dedica la sua vita ad aiutare gli altri. Se io non facessi questo lavoro in questo modo, cioè cercando di combattere con i miei mezzi, con i miei limiti, perché nessuno, ma combattere le maledette Iene, invece facessi il portavoce delle maledette Iene, come purtroppo, ahimè, molti dei miei colleghi fanno, io non avrei più il coraggio di telefonare alla mia mamma come faccio ogni sera quando torno a casa, mi sentirei giudicata da lei e come lei da tutti gli italiani che invece fanno vita per bene. È un paese meraviglioso, di gente meravigliosa, di tradizioni, di storia, di cultura, noi non possiamo girare la testa dall'altra parte. Se non si riescono proprio a cambiare tutto come noi vorremmo, almeno non permettiamo che le maledette Iene ci facciano diventare come loro, ed è già un gran risultato.